effettivamente c'è un nuovo approccio dettato anche dal tema introdotto a livello europeo da Horizon 2020, cioè che è quella della maggiore partecipazione del pubblico a manifestare i propri bisogni, e quindi in questa platea in maniera sinergica tutte le istituzioni, i giovani ricercatori si incontrano proprio per scambiarsi queste informazioni e quindi cercare di risolvere qualche piccolo problema o qualche grande problema, abbiamo sentito, della vita quotidiana. Abbiamo puntato molto sicuramente sui nostri beni paesaggistici, sui beni culturali, ma allo stesso modo sull'innovazione tecnologica, perché da questo punto di vista Lecce e il Salento rappresentano un modello eccezionale, con un'università che è sempre più protagonista del territorio, soprattutto nel campo imprenditoriale, dove evidentemente la ricerca, le idee hanno modo di applicarsi. La cultura e l'innovazione sono gli ingredienti, chiediamo, determinanti sui quali questa comunità deve puntare per tirar fuori un prodotto certamente di qualità, che serve poi a sostenere la crescita economica, sociale e culturale di questa città e di questo territorio. La quinta edizione della Fiera dell'Innovazione va sicuramente in questa direzione. Teniamo presente un dato, che l'Italia è il 26esimo paese su 27 per agenda digitale, per uso delle nuove tecnologie, e spende male le risorse europee. In questo contesto la Puglia spende bene le risorse e cerca di condividere proprio con forme nuove. Allora la fiera dell'innovazione è anche questo, è una fiera delle idee, dei progetti in cui si condividono buoni percorsi e si lancia una speranza ulteriore per i giovani, per il futuro. Siamo con Andrea Filieri, responsabile dello sportello Europe Direct Salento, ospite della Fiera dell'Innovazione edizione 2013, oggi inaugurata qui negli spazi del MOST. Anche questo importante sportello dunque porta qui quelle che sono le novità e, tra le altre, il social contest che vede protagonista l'aeroplanino per volare in Europa. Raccontiamolo. Allora, intanto un benvenuto a tutti, vi aspettiamo in fiera. Il Social Contest è uno degli eventi che sta organizzando lo Europe Direct e che si concluderà il 13 dicembre. È un Social Contest orientato ad interpretare l'Europa, quindi tutti i ragazzi tra i 18 e i 35 anni sono invitati a mandare le loro foto, pubblicarle su Instagram e Facebook, mandarci la scheda di partecipazione e parteciperanno automaticamente al concorso. Vinceranno un buono viaggio in Europa, il primo premio è un buono viaggio, e poi saranno loro a partecipare alla redazione del nostro calendario 2014 dello Europe Direct.